Sì, siamo molto molto contenti di come sta andando. Avevamo un po' di preoccupazione all'inizio perché ovviamente si trattava di ripartire dopo dei mesi molto difficili e con purtroppo una situazione ancora difficile per le ultime vicende, però la risposta del pubblico è stata veramente molto molto buona. Gli afflussi sono stati di qualità, numerosi e di qualità, e di collezionisti appassionati che sono venuti a visitare la manifestazione, sia Modena Antiquaria che Petra e la nuova sezione scultura, con molti galleristi che ci hanno detto di aver venduto opere anche importanti. Quindi questo è il miglior segnale del fatto che i collezionisti e gli appassionati avevano voglia di ritornare in presenza, voglia di finalmente poter vedere da vicino le opere che li appassionano e poterle eventualmente comprare, cosa che è successa e che sta succedendo. L'arte antica è sempre stata un luogo di rifugio, soprattutto per chi vuole gratificarsi la vita con una presenza di un'opera d'arte in casa, ma anche riponendo bene il proprio denaro. Parliamo di oggetti unici che ci sono pervenuti nei secoli, quindi che delle piccole testimonianze che dobbiamo custodire gelosamente. Quindi hanno un valore economico sempre stabile, non c'è produzione, quindi quello che abbiamo adesso lo dobbiamo preservare. Vediamo che i prezzi sono molto stabili, anzi sono a rialzo. Qua vediamo in mostra persone che vengono, portano via oggetti, sono delle quadri che continuamente, e oggetti che escono dalla manifestazione. Meno gente forse, ma molto più preparata, e vengono a vedere la prima mostra internazionale dopo la pandemia. Riparte tutto da Modena Antiquaria, là dove era finita nel 2020. È appena uscito uno studio di Nomisma che certifica che il mercato dell'arte vale 1 miliardo e 400 milioni di compravendita, e l'indotto 3 miliardi e 400 milioni, quindi ha un valore culturale enorme il mercato dell'arte, ma anche economico. La Modena Antiquaria crea un indotto sulla città di più di 8 milioni, quindi un mercato che bisogna guardare con grande attenzione, ed è a rialzo. Negli ultimi 20 anni è cresciuto molto, meno attori, meno vendite, più qualità, e andiamo su una selezione degli oggetti che continuano a mantenere il prezzo, anzi stanno crescendo.